Con un mega selfie di gruppo, i ragazzi del Polo Scientifico Tecnico Professionale Fermi Giorgi di Lucca hanno partecipato all'iniziativa Il più grande selfie d'Italia, indetta nella giornata mondiale sulla sindrome di Down. Lo scatto è stato pubblicato su Facebook e Instagram, accompagnato, come richiesto dagli organizzatori, da un pensiero personale. Anche quest'anno noi abbiamo acquistato queste magliette perché oggi, come appunto è il 21 marzo, è la giornata nazionale della sindrome di Down. E questa idea nasce dalla nostra classe perché appunto abbiamo un ragazzo con la sindrome di Down e vogliamo che il messaggio che portiamo, ovvero che la diversità non è una discriminazione ma anzi un orgoglio, vogliamo farla arrivare ovunque. Anche quest'anno gli alunni del Fermi e del Giorgi hanno celebrato il 21 marzo assieme all'associazione Andare Oltre Si Può. L'anno scorso siamo arrivati qui con Nicole, quest'anno invece abbiamo un altro grande amico di Andare Oltre Si Può, che è Andrea Biagioni, reduce da X Factor. I ragazzi di questa scuola sono veramente fantastici perché hanno capito il senso di questa giornata, che non è più il riconoscimento delle persone con sindrome di Down, ma è l'inclusione di queste persone all'interno della nostra società. Un'inclusione che deve passare sicuramente dalla scuola. Non è più accettabile che si possa pensare a scuole per persone diverse. Oggi la diversità è un'opportunità, è così che deve essere interpretata, e la scuola è una officina di questo pensiero. E qui, specialmente all'ITI, devo dire che questo concetto è davvero penetrato all'interno di ogni classe, soprattutto attraverso gli insegnanti che sui loro ragazzi fanno un lavoro bellissimo e ogni anno riescono a organizzare questo 21 marzo, giornata mondiale sulla sindrome di Down, in una maniera veramente eccezionale che ci rende orgogliosi di essere partecipi di questo progetto e di essere lucchesi.